Buongiorno, stamattina mi trovo in Ticino, sopra Berenzona, Cognasco, ai Monti di Motti, a 1062 metri, e vogliamo andare al Monte Sassariente come prima tappa, a 2 ore e 20 qua lo dà. Qui possibilità di parcheggio gratuito, sono con Massimo anche stamattina. Subito qua, allora comincia la strada e si parte. A 10 minuti dalla partenza, su strada asfaltata, arriviamo a questa Madonna, con davanti un'altra Madonnina. Dopo un'oretta troviamo la deviazione, abbiamo già fatto più della metà del percorso, siamo Alpe Coppiana 1495 ed ancora 55 minuti, quindi meno di quello che c'è scritto per ora, vedremo. Dopo un'ora e mezza arriviamo in Valporta, qui troviamo il muro a secco, penso sia il muro dei polacchi, chiamato così. Qua si può andare sia verso il muro che dritti, noi andiamo dritti. I segni marcano dritto. Guardate che bella la vallata qua, la nebbietta così è molto particolare. Dopo poco più di un'ora e mezza troviamo la deviazione per Cima Sassello, dopo vedremo se farla. Si va su, segue tutto il muro qua dei polacchi. Adesso noi andiamo prima a Sassariente Cima, vediamo cosa ci mettiamo e poi decidiamo. Subito dopo si comincia già a vedere la nostra croce di vetta. Non so se si vede, eccola là in alto. Adesso i segni sono diventati bianchi e blu, stiamo scendendo un pezzettino sotto la parete rocciosa e andiamo verso tutte le passerelle che già si vedono, eccole lì davanti, che ci porteranno in vetta. Adesso vediamo com'è il percorso. Bene, cominciano le passerelle, come vedete ci sono anche delle catene. Magari è meno consigliato chi soffre molto di vertigini, anche se le catene ti danno quel senso di sicurezza in più. Questo sta a voi decidere. Ecco. Siamo arrivati all'ultimo pezzo, quello un po' più, diciamo, da stare attenti, comunque messo in sicurezza. Thank you.
Eccoci, arrivati in vetta. Non è male. Ok, adesso mentre Massimo si cambia andremo alla cima Sassello, che ha detto che vuole farla sicuramente. Bene, adesso riscendiamo, ecco qua visto dall'alto, e andiamo al monte Sassello, fare un po' di calma qua, che è quello lì davanti a noi. Già che siamo qua, ho convinto Massimo, si va. Siamo ritornati all'incrocio e prendiamo cima di Sassello. Il sentiero è segnato per il momento, quindi non ci sono problemi. Si sale. Qualche rocettina, non difficile da oltrepassare comunque. Allora, ecco un abitante del luogo, si vede spesso. Bella. Adesso la strada scende, dobbiamo perdere un po' di metri purtroppo, e dopo dovremo risalire. Siamo arrivati agli ultimi 350 metri, il sentiero inerpica su bello ripido. Guardate la faccia di Massimo, che è già preoccupatissimo. Dai che ce la facciamo, dai! Anche l'ultimo pezzetto, qualche rocettina. Semplice. Ancora una bella rampa finale, sempre bella ripida. Opla. Non si arriva mai qua. Siamo arrivati all'ultimo pezzo, da molto ripida è diventata estremamente ripida. Massimo continua a imprecare perché l'ho portato qua. D'altronde ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare, giusto ragazzi? Siamo arrivati qua, troviamo anche dei gradini, quindi dopo 45 minuti si riesce a vedere la nostra meta là in alto, l'ultimo pezzettino. Il cartello dava un po' meno però.
Eccoci arrivati in vetta anche alla cima Sassello. Ecco Massimo, si sta facendo l'ultimo pezzo. Molto contento di essere arrivato fino a qua. Non vi dico le parole che avrà detto. Vai Massimo. Bene. Direi che per oggi è tutto. Vi saluto. Spero che il video vi piaccia e vi serva. Un like se è così. Un saluto anche da Massimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Poi nei dettagli troverete anche il suo sito. Per oggi vi saluto. Alla prossima!